sono qui insieme a Luna, quindi se sentite delle paroline in sottofondo è lei che mi sta attualmente sfasciando la libreria. E soprattutto scusatemi, ma sono un po' raffreddata, siamo ancora con i postumi, io e Luna. E tra l'altro questa bellissima felpona gigante di San Francisco, l'adoro, l'abbiamo presa in viaggio di nozze, sono molto cozy stasera. Oggi sono qui per farvi vedere i miei regalini di Natale. Iniziamo da quelli di mia suocera, che mi ha regalato un buono Amazon da 50 euro e io l'ho spesi prendendo questa bellissima borsa porta iPad e computer portatile. Mi serviva una borsa per il mio iPad con la mia tastierina, perché ogni volta avevo paura che si graffiasse nello zaino, e quindi ho preso questa qui, che è molto bellina, con questo rosa e queste varie trame e fantasie. All'interno è tutta bella felpata, così il mio iPad non si può graffiare. E poi c'è anche la tracollina, quindi perfetta, troppo carina, diversa dal solito. E l'ho acquistata. E sempre con il buono di mia suocera ho acquistato Elisa True Crime, brividi, storie che non vi faranno dormire la notte. Questo qui è della Mondadori e tra l'altro ho scoperto che il 24 gennaio verrà a Napoli e quindi non vedo l'ora di incontrarla per farmi firmare il libro, perché ultimamente mi sta veramente tenendo tanta tanta compagnia con i suoi video, l'adoro, quindi l'ho comprato. Ho comprato anche altre cose, però non per me, per Luna, con questo buono di 50 euro. Sempre mia suocera mi ha regalato questa crema viso alla vitamina C della Clinians, ottima secondo me, vediamo, la provo. Poi quest'acqua per il corpo alla vaniglia della marca Nani e poi questo latte detergente all'aloe. Dice 98% delicato, volevo qualcosa per lavare la faccia, quindi ho acquistato questo. Andiamo avanti con i regali librosi da Annalisa. Ho ricevuto questo qui, grazie ancora perché lo adoro questo libro. Guardate la copertina quanto è bella. E sto parlando di Love and Other Words, l'amore e altre parole di Cristina Loren della Leggero Editore. Quanto è bello questo libro, mi ispira tantissimo, penso proprio che sarà la mia prossima lettura. Grazie ancora. Insieme a lei ho acquistato, mi sono fatta un autoregalo di Alberto Angela Cleopatra, la regina che sfidò Roma e conquistò l'eternità. Questo qui è dell'HarperCollins al costo di 14 euro e presto ci sarà una bella iniziativa insieme. Vi metto il link qui sotto, Instagram di Annelisa. Poi, da parte di Palma, di un tè con la Palma, la mia cara Palma, ho ricevuto questo libro che volevo leggere da tantissimo tempo. E sto parlando di Paolina Simons, Il Cavaliere d'Inverno. È il primo di una trilogia, questo è della Burra, a un costo di 14 euro. E ne ho sentito parlare benissimo, siccome ultimamente sono molto per le storie d'amore, ne sto leggendo davvero tante, mi hanno detto che questa è spettacolare, una grande storia d'amore che si legge tutta ad un fiato, ci si commuove, ci si arrabbia e poi si applaude. Quindi super curiosa di leggerlo, anche se è un mattonazzo, io non sono tanto pro mattoni. La mia zizzolina mi ha regalato di Olivia Blake The Atlas Six, Conoscere e Spargere Sangue della Sperling & Kupfer. Dentro è stupendo, però ne ho sentito parlare talmente bene di questo libro, quasi tutti l'hanno messo nella loro top 10 di quest'anno e quindi non potevo non sapere di che cosa parla. La trama mi ispira tantissimo. Segreti, tradimenti, poteri, benvenuti nella società Alessandrina. Cioè, non vedo l'ora di leggerlo. Poi invece Luca mi ha regalato Harry Potter e l'Ordine della Fenice di J.K. Rowling. Questo qui è della Salani e il prezzo è coperto, ovviamente, non oso immaginare quanto abbia pagato. E io sto facendo la collezione di queste edizioni e quindi me l'ha regalato per Natale. Avevamo detto di non farci regali perché già mi aveva regalato l'iPad per il mio progetto, perché sto scrivendo un libro che presto leggerete anche voi quest'anno. E guardate quanto è bello, tutto illustrato, io lo amo, lo amo. Secondo me se lo metto in libreria cade tutto, perché veramente è un mattone infinito. Qui ho un buono che mi hanno regalato le mie sorelle e mia mamma,
della Mondadori, un buono da 50 euro da spendere e non vedo l'ora di usarlo. Sto ponderando bene quali libri acquistare, ma molto presto verrà usato. E poi mi sono autoregalata il primo libro di Chiara Pansuti, Absence. Il gioco dei quattro della Fazzi Editori. Poi nel book haul vedrete anche gli altri due, perché poi ho acquistato tutta la trilogia. E tra l'altro è autografata da Chiara! Adoro! Quindi ho avuto gran culo a comprare questo libro autografato su Vinted. Non vedo l'ora di leggere gli altri due, perché attualmente sto leggendo questo e lo sto amando. Lo amo, veramente stupendo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Volevo anche dirvi che presto sbarcherò su TikTok. Voglio immergermi in questa nuova avventura, quindi se vi va di seguirmi anche lì, non ho ancora messo nessun video, ma probabilmente quando uscirà questo video avrò messo il primo video su TikTok. Vi lascio qui sotto quindi il mio Instagram e il mio TikTok se volete seguirmi anche lì. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!